Salve ragazzi, bentornati nel mio blog. Prima di tutto vorrei scusarmi perché è passato molto tempo da quando ho pubblicato il primo video, ma ultimamente il lavoro ha assorbito gran parte del mio tempo, anche in questo momento, come vedrete, mi trovo in ufficio. Prendendo 10 minuti di pausa, appunto, ho deciso di finalmente girare questo video. Oggi vorrei completare il discorso iniziato, nel video precedente, in cui abbiamo parlato delle considerazioni da fare quando si decide di trasferirsi in un altro paese, come ad esempio l'Egitto. La volta scorsa abbiamo affrontato temi a carattere più prettamente economico, oggi invece vorrei parlare di quelle che sono le considerazioni, che si devono fare a livello proprio culturale. Ora, uno dei primi argomenti che vorrei affrontare è quello del vestiario, che abiti indossare. Ora, al contrario dell'immaginario comune, no, la donna, per esempio, non deve indossare il burqa o il velo o chissà che vestiti particolari. In genere, tanto per le donne quanto per l'uomo, vale un po' l'idea che bisogna vestire in maniera modesta e moderata. Il che vuol dire che in genere, seppure non vietato, è meglio, è consigliabile, diciamo, non indossare canottiere o magliette troppo scollate, gonne corte e via dicendo. Lo stesso per gli uomini, raramente si vedono in giro uomini con canottiere o con pantaloncini corti. Seppure comunque queste cose succedano, non è vietato, è solo sconsigliabile se si vuole un po' rispettare quello che è la cultura del luogo. Ovviamente questi discorsi non valgono se ci si trova in posti molto turistici come possono essere Sharm el-Sheikh o tutte le aree del Mar Rosso, Marsala, Dahab, o anche se ci si trova al Cairo stesso, ma in viaggi di gruppo, viaggi organizzati, in quanto comunque la gente è più che abituata a vedere gruppi di turisti che vestono esattamente come vestirebbero in Europa. Per quanto riguarda il Cairo, per quanto riguarda invece i posti nel Mar Rosso, la maggior parte, diciamo anche l'80 e il 90% della popolazione che andrete ad incontrare in questi posti è straniera. Questo è per quanto riguarda il vestiario. Per quanto riguarda le donne, se volete indossare canottiere, gonne corte, vestitini perché volete uscire la sera, andare in un pub, andare in discoteca, sicuramente fattibile. L'unico consiglio: prendete il taxi sotto casa, scendete direttamente davanti al locale dove volete andare e non c'è assolutamente alcun problema. All'interno dei locali troverete ragazze vestite esattamente nello stesso modo, senza alcun problema. Questo è in breve quello che riguarda il vestiario. Ah, un'altra cosa, che è un po' affine, ma non necessariamente affine comunque al vestiario, è un po' quello che si indossa quando si va in giro a visitare luoghi turistici come possono essere le moschee, perché ragazzi io vi invito a visitare anche le moschee in quanto sono bellissime. Anche in questo caso vige un po' una sorta di rispetto per quello che è il luogo dove si sta andando. Se si va in chiesa, ad esempio, noi non indosseremmo magari canottiere o magliette troppo scollate, pantaloncini corti. È comunque consigliabile sempre indossare in maniera modesta. Per le moschee dove ancora si prega, quindi non quelle prettamente turistiche, vi verrà chiesto di indossare un velo, coprire praticamente solo i capelli. Se lo avete, portatelo da casa, altrimenti vi verrà dato direttamente all'ingresso della moschea. Nella moschea si entra a piedi nudi. Per cui vi verrà chiesto anche in questo caso di lasciare le scarpe all'ingresso della moschea, le prenderete poi quando uscirete. Se siete come me, vi fa un po' di senso camminare proprio a piedi scalzi. Se sapete che andrete a visitare delle moschee, magari potete indossare un paio di scarpe chiuse con delle calzine, così da potervi sentire più a vostro agio quando dovrete entrare all'interno della moschea. Sì, questo è un po' tutto, penso, per quanto riguarda il vestiario. Per quanto riguarda invece un altro argomento che vorrei affrontare è quello degli alcolici. Ora,
Tutti sanno che i musulmani non possono bere, per cui ci si aspetta che in questi paesi non sia disponibile alcol o non siano disponibili bevande alcoliche. In realtà, e parlo per l'Egitto, in questo caso vi è una grande percentuale, o perlomeno una percentuale non indifferente di popolazione egiziana che è di religione cristiana. Nonché, come ho già detto in precedenza, un grandissimo numero di stranieri, per cui è comunissimo trovare bevande alcoliche. Si trovano negozi che le vendono in ogni quartiere della città. Non le troverete nei supermercati perché non vengono vendute, sono dei negozi specializzati nella vendita di alcolici. Potete semplicemente andare a comprarli, ordinarli a casa. Ancora una volta è consigliabile non bere per strada, anche se non è vietato, semplicemente consigliabile comprare alcolici e bere a casa o andare in qualche locale come un pub o una discoteca e bere lì. Ancora una volta, più che altro per rispetto di quella che è la tradizione locale, piuttosto che per una legge o per qualcosa del genere, in quanto non c'è nessuna legge che vieti tanto di uscire in minigonna quanto di bere per strada. Un altro argomento che vorrei affrontare. E quello, qui in questo caso andiamo un po' più sul religioso, ma credo che comunque possa servire se volete trasferirvi qui, è il discorso sul Ramadan. Cos'è il Ramadan? Si sente spesso nominare anche nei nostri telegiornali. Il Ramadan è un mese del calendario lunare musulmano in cui i musulmani digiunano dall'alba al tramonto. Il che vuol dire che stanno tante volte anche 12-14 ore senza mangiare, senza bere, senza fumare, senza dire parolacce. È un digiuno totale, un'astinenza totale da cattivi pensieri, cattive azioni, cibo, bevande, una sorta di purificazione e, per come la intendono loro, appunto questo sacrificio ti porta a un più stretto contatto con Dio e con te stesso. Ora, al di là di questo, durante il mese del Ramadan, come ho detto, la gente non mangia, non beve dalla mattina alla sera. Ancora una volta, bere e mangiare davanti a persone che digiunano non è assolutamente vietato. Si può mangiare per strada, i ristoranti sono aperti, li vedrete solo con le finestre mezze chiuse per evitare di essere visti da fuori, con le tende, non le finestre, scusate. Per lo più non è vietato, anche perché ancora una volta ci sono un sacco di cristiani, ci sono un sacco di stranieri che assolutamente non digiunano. Solo per una questione di rispetto, è meglio e consigliabile magari non mangiare e non bere davanti a una persona, che sta digiunando. In linea di massima nessuno vi dirà no, per favore non mangiare o non bere. Anzi, se i musulmani sanno che voi non digiunate, vi diranno ma dai, bevi, mangia. E a volte ti sembra pure male, ti senti pure a disagio a farlo perché sai che l'altra persona non mangia e non beve da 12 ore, quando il Ramadan cade durante l'estate con 40 gradi, sicuramente è bello pesante. Ora, durante il giorno quindi si digiuna, gli egiziani, i musulmani in genere durante il Ramadan, visto che è un mese così pesante, lavorano meno ore, lavorano 6 ore al giorno. Urrà per noi stranieri che lavoriamo qui perché anche noi lavoriamo 6 ore al giorno durante il Ramadan, pur non digiunando. Alla fine del digiuno, cioè al tramonto, vi è un richiamo in tutta la città, tutte le persone sentono questo richiamo, sanno che il digiuno è finito. E in questo caso un po' tutto il mese diventa una festa. Il pasto che fanno subito appena rotto il digiuno in genere si fa sempre insieme alla famiglia, agli amici o comunque in grandi gruppi. E questa iftar, come la chiamano loro, che è il termine per colazione, infatti è il loro primo pasto della giornata. È sempre un po' una festa, si mangia tanto, si mangia in compagnia, si mangiano dolci, è comunque una bella atmosfera. Dopo questo iftar, proprio prima dell'alba, i musulmani fanno un altro pasto, il suhoor, che serve loro per prendere le energie per affrontare poi tutta la giornata che verrà.
visto che devono mangiare poi tardi, quasi all'alba, in realtà durante il Ramadan si vive tantissimo di notte. Subito dopo l'iftar o anche prima dell'iftar, se mangiano fuori in qualche locale, i musulmani si riversano nelle strade, ma soprattutto di notte, a partire dalle 7, le 8, le 9, le 10. Il caos della città è esattamente quello dell'orario di punta. In pratica, durante il Ramadan l'orario di punta è catapultato di notte, in piena notte, mentre di giorno non c'è quasi nessuno per strada, la gente lavora, ma sono tutti abbastanza pigri, un ritmo molto lento. Di sera, soprattutto l'atmosfera che si vive durante il Ramadan può essere paragonata un po' a quella del nostro Natale, comunque un'atmosfera davvero bella. E questo riguarda il Ramadan. Alla fine del Ramadan poi c'è una delle due feste principali del mondo musulmano. La seconda festa, nulla da dire di specifico nella festa Eid che cade alla fine del mese del Ramadan. Un accorgimento che voglio darvi riguarda la seconda grande festa, che è quella definita la festa del sacrificio, che avviene durante il mese del pellegrinaggio invece. Come molti sapranno, i musulmani almeno una volta nella vita devono fare un pellegrinaggio alla Mecca. Comunque, durante il mese dedicato al pellegrinaggio, vi è la seconda grande festa per i musulmani, la festa del sacrificio. Il che il nome già ci dice qualcosa. Durante questa festa, degli animali vengono sacrificati proprio, diciamo, a Dio, così, e la carne viene poi distribuita, almeno una buona parte della carne viene distribuita alle persone povere, il che è comunque bellissimo. Bei propositi, sicuramente un bel proposito. Mi è capitato quest'anno per la prima volta di partecipare alla distribuzione di carne per le persone povere. Sicuramente è stata una cosa bellissima, un'esperienza bellissima. L'unica cosa è che i sacrifici per lo più vengono fatti per strada, il che vuol dire che nel primo giorno della festa, se usciste di casa, se non siete in viaggio di gruppo, ovviamente vi troverete a vedere delle scene poco piacevoli, soprattutto se non ci siamo abituati. Con tanto sangue, carcasse di animali, animali in attesa di essere sacrificati. In generale, per noi europei, non è uno spettacolo a cui siamo abituati, non è uno spettacolo, penso, o perlomeno parlo personalmente per il mio stomaco. Mi è successo solo una volta e non l'ho voluto più riprovare. Tante persone sicuramente sacrificano all'interno di quelli che sono macellai, quindi in spazi chiusi, ma i sacrifici fatti sono così tanti che alla fine anche i macellai stessi si ritrovano a buttare carcasse fuori. Poi c'è gente, anche soprattutto la gente più povera, che si rivolge a dei macellai un po' di fortuna, che lo fa per strada, e allora in quel caso poi vi è tanto sangue, buttano l'acqua, diventa una sorta di Mar Rosso. In generale, comunque, tutto ciò che si può fare è semplicemente evitare di uscire il primo giorno da casa, se vivi qui, se vivi al Cairo o se vivi in qualsiasi città dell'Egitto. Per il resto tutto a posto, anche questa festa, sì, è una festa, quindi dura 5 giorni, se non mi sbaglio. È comunque una bella atmosfera, sono 5 giorni di festa. In generale noi stranieri siamo fortunati perché se lavoriamo qui ci prendiamo le feste egiziane, alcune feste cristiane, perché ci sono cristiani anche qua, per cui la Pasqua, così il Natale ce li prendiamo pure, per cui ci godiamo un po' tutte le feste. Sì, penso che da un punto di vista culturale, penso di aver coperto i punti maggiori. Sicuramente ce ne sono tantissimi altri, me ne vengono anche ora in mente, però sarebbe davvero lungo parlare di tutti. Se avete qualche commento, qualche domanda, qualche idea, potete lasciarmeli giù. Se dovessi raccogliere commenti a sufficienza, anche argomenti che reputo interessanti da trattare, sicuramente potrei trattarli in un prossimo video. Spero di avervi aiutato, spero di aver aiutato chiunque stia pensando di trasferirsi in Egitto.
Se volete venire in vacanza o anche trasferirvi qua, vi posso assicurare la vita è tranquilla. Diversa da quella che viviamo in Italia, sicuramente, non voglio dire che è sempre tutto rose e fiori, ma non sarà mai rose e fiori in nessun paese. Paese che vai, usanze che trovi, ci sarà sempre del positivo e del negativo, in Egitto come in ogni paese. Ok, a presto, ciao!